Ricordo ancora come fosse ieri la prima volta che vidi Tekken. È un ricordo vivido perché fu uno dei primi titoli che appunto vidi per la prima PlayStation, quando ancora esistevano i negozi di elettronica piccolini, no? I videonoleggi che in vetrina mostravano questa nuova potentissima console con grafica 3D, giochi su CD, insomma, era tutto nuovo per me che arrivavo da prima il Nintendo, il NES e poi il Super Nintendo. Quindi, insomma, quando vidi appunto Tekken rimasi a bocca aperta, perché per l'epoca il comparto visivo era pazzesco con questi personaggi, questi modelli poligonali, poi Tekken, un nome altisonante, no? E, insomma, sbavai dietro la console e dietro al gioco per diverso tempo, perché poi non riuscii a procurarmi una console fino a qualche anno dopo, e nel frattempo comunque ebbi la possibilità di giocarlo da un amico. Quando poi finalmente riuscii a procurarmi una PS1, ai tempi la chiamavamo tutti PSX, Tekken doveva essere uno dei miei titoli di lancio, assieme a, ricordo, Actua Soccer 1, Wipeout, il primo Crash Bandicoot e l'altro picchiaduro che all'epoca era, diciamo, il concorrente diretto di Tekken, che era Battle Arena Toshinden, ma questa è un'altra storia. E poi venne il tempo di Tekken 2, che pompava ulteriormente il comparto grafico, aggiungeva personaggi nuovi, continuava anche la storia, la faida della famiglia Mishima tra Heihachi e il figlio Kazuya, continuando comunque con questi ritmi lenti dovuti anche alla conversione della versione PAL. Le cose migliorarono decisamente con Tekken 3, che tuttora reputo uno dei migliori capitoli della saga. Rimaneva sempre più lento il nostro Tekken 3 rispetto a quello giapponese, ma comunque il salto in avanti era evidente. Venivano introdotti personaggi nuovi che poi diventeranno iconici, come Jin, Warang, Eddie Gordo, il personaggio più odiato dai giocatori professionisti e quello preferito dai casual gamers. E poi una grafica, un comparto grafico molto vicino alla versione da sala, che quindi rendeva questo Tekken 3 parte della line-up finale di una PS1, che comunque era arrivata al suo culmine, un ottimo canto del cigno. Poi fu la volta di PS2 con Tekken Tag Tournament, questa volta che migliorava decisamente la versione da sala giochi, con una grafica che ai tempi era veramente fuori scala e che ti rendeva felice di essere un possessore di PS2, ti faceva proprio. C'era quella sensazione di avere una macchina potentissima, una nuova generazione in salotto. In questo video comunque non voglio raccontarvi l'intera storia di Tekken e quindi mi fermo qua, era solo per farvi capire qual è stato il mio approccio alla saga, anche perché dopo il primo Tekken Tag, appunto quello per PlayStation 2, ho un po' abbandonato la serie. Sì, ho giocato al 4, ho giocato al 5 e ho giocato anche al 6 e ho fatto anche qualche partitina all'ultimo Tekken Tag Tournament 2, però diciamo che l'ho fatto o da amici durante tutti questi anni, oppure sì, ho anche avuto i giochi, ma non li ho mai approfonditi più di tanto, anche perché contemporaneamente cominciavano ad arrivare anche varie alternative, Dead or Alive, Virtua Fighter, quindi insomma Tekken l'ho accantonato un pochino fino ad ora, perché è uscito Tekken 7 ed è una figata pazzesca.戦いとは最後にどちらが立っているか、それだけのこと。決着をつけるとするか。
Ok, partiamo subito con due cose. Innanzitutto, vabbè, come avrete capito, questa non è una recensione classica, nel senso che non sto leggendo nulla questa volta, ma vi parlo direttamente a braccio perché mi è più comodo così. Seconda cosa, la versione analizzata, quella che state vedendo in questo momento, è quella PS4. Lo specifico perché Tekken 7 è il primo titolo della saga che gira su Unreal Engine, nello specifico Unreal Engine 4. E beh, diciamo che c'è un po' di differenza tra le versioni console e quella PC, nel senso che su console, PS4 in questo caso, PS4 Pro a dire la verità, che è ancora leggermente meglio rispetto alla PS4 standard, diciamo che la grafica risulta un pochino più pastosa, un po' più grumosa, ci sono un po' di artefatti a schermo che sulla versione PC non ci sono, nulla che possa compromettere l'esperienza di gioco, come potete vedere dai video, vabbè che su YouTube ovviamente il risultato non è proprio quello che potreste vedere nella vostra TV. Comunque, come vedete, si gioca, anzi, se vogliamo proprio andare un attimo a parlare dell'aspetto grafico del gioco, beh, ragazzi, spacca. È un bel passo in avanti rispetto a anche all'ultimo episodio, anche a Tag Tournament 2, con un sacco di effetti particellari. Il gioco gira a 60 fps fissi senza avere esitazioni o cali, e quindi insomma è un gran bel vedere. Dunque, cominciamo un po' dai contenuti. Allora, in Tekken 7, oltre ovviamente alla classica modalità arcade, alla versus e all'online, ma magari lì poi ci arriveremo più tardi, c'è una modalità storia che dura all'incirca 2 ore, 2 ore e mezza, insomma, in una mattinata ve la cavate. Racconta i fatti successivi, ovviamente, a Tekken 6, e è carina, beh, ovviamente piena di cutscene, la trama, vabbè, non è quel gran capolavoro, insomma, continua la faida eterna tra Jin, Kazuya e Yachi. Il bello è che durante la storia, appunto, sarete chiamati a interpretare diversi personaggi in situazioni di gioco che differiscono un pochino rispetto alle modalità più classiche. Ad esempio, quello che state vedendo adesso è Yachi che si sta prendendo a cazzottoni con un manipolo di soldati che piano piano si manifestano uno alla volta su schermo, e ogni tanto c'è qualche quick time event. Insomma, la storia viene raccontata così. Sbloccata, cioè terminata, scusate, la modalità principale, la modalità storia principale, vengono poi sbloccati diversi mini capitoli, che in realtà sono praticamente degli scontri singoli, dedicati a ciascun personaggio del roster, che quindi insomma vi daranno modo di vedere qualche filmatino extra, nulla di che. Il cuore di Tekken 7, o perlomeno della parte single player di Tekken 7, è comunque la battaglia tesoro. Che cos'è la battaglia tesoro? È una modalità in cui sarete chiamati ad affrontare vari avversari, infiniti avversari, e dopo ogni scontro praticamente riceverete un premio, che può essere un premio in denaro oppure un oggetto con il quale potrete agghindare il vostro personaggino preferito. Ecco, questa modalità è una droga. Perché è una droga? Perché gli oggetti con i quali personalizzare i personaggi sono davvero una marea, ma più di una marea, tra vestiti, capigliature, accessori, ce n'è veramente a bizzeffe. E oltretutto, vabbè, oltre a sbloccare i vari oggetti, potrete anche passare appunto di grado, come nei vecchi capitoli,
ma è proprio la ricerca di un oggetto specifico la vera droga. Io ho passato nottate alla ricerca della barba selvaggia di Paul Phoenix e credo di aver esultato così tanto solo quando da piccolo trovai l'ultimo ippopotamino negli ovetti Kinder. Quindi fantastico, fantastico. Si gioca tanto, quindi la longevità non manca nemmeno per chi non gioca con amici oppure non gioca online. Per quanto riguarda il gameplay, siamo davanti al solito Tekken, c'è sempre un piccolissimo micro lag per quanto riguarda la risposta dei comandi, ma questa è una caratteristica che Tekken si porta dietro dal primo capitolo e quindi è inutile, non ne usciremo mai. Per il resto il moveset di alcuni personaggi è cambiato di poco. E poi è stata introdotta la modalità Rage, che si attiva quando il nostro personaggio, o l'avversario ovviamente, raggiunge un certo livello della barra di salute, e con una combinazione di tasti possiamo poi fare quella che è una sorta di fatality, anzi una super, visto che è più simile alle mosse speciali di Street Fighter, perché non uccide all'istante, ma toglie una discreta quantità di salute agli avversari ed è comunque in grado di ribaltare uno scontro. C'è poi la classica modalità online, in cui io vi devo confessare di essere una assoluta pippa. Comunque, a prescindere da questo, e a parte i primi periodi di incertezza in cui davvero si faceva una fatica boia a trovare una partita online, adesso è uscita una patch, il tutto funziona, io continuo inesorabilmente ad essere preso a calci nel sedere, ma il tutto appunto funziona e funziona bene, senza lag, e quindi gli appassionati degli scontri online avranno di che divertirsi. A rendere il pacchetto Tekken 7 ancora più completo ci pensano poi un jukebox che vi permette di giocare all'intero gioco con tutta la colonna sonora dei vecchi capitoli, a partire dal primo sino ad arrivare a Tekken Tag 2, e una modalità VR, diciamo inutile, insomma lo vedete da voi, vi guardate intorno, vi pestate a sangue con l'avversario ma senza barre di energia e nient'altro, insomma non, è un'aggiunta carina ma non indispensabile. Oltre a quello potrete anche, sempre in VR, guardare i modelli poligonali dei personaggi dalle varie angolazioni, avvicinandovi, allontanandovi. Bah, mi viene da dire bah. Insomma, Tekken 7 è un gran bel gioco, un gran bel picchiaduro, e dal canto mio sono contento di essere tornato alla saga e sono sicuro che se continuerà così non la mollerò più. Mi sono accorto che alla fine non ho parlato del fatto che in Tekken 7 ci sia Akuma di Street Fighter. Ok, è grosso, è figo, è cattivo, si controlla come si controlla in Street Fighter, ma secondo me con Tekken non c'entra un belino.